Teramo, Corsaro e Spugna al Partenio, dove nessuno era riuscito finora a salvare la pelle, peseranno più del previsto nell'Avellino le assenze di Molino e di Sauro, in curva a fare il tifo con gli ultra. Bullo sceglie Parisi in difesa e Vianello in attacco. Che la domenica sia nata sotto una cattiva stella si capisce quando lo speaker dello stadio legge le formazioni. Annuncia solo i nomi dei calciatori dell'Avellino. Nessuno del pubblico però lo segue. Insomma, una indecorosa figuraccia. Eppure si comincia con l'Avellino che si lancia all'assalto. Marra ci prova subito su punizione. Mancinelli si rifugia in angolo. Sugli sviluppi dell'azione è perfetto il traversone di Morfù. Di testa Ignoffo piega le mani al portiere. Lupi in vantaggio, la domenica si mette nel migliore dei modi per la truppa biancoverde, ma è solo un'illusione. Simone Motta, 29 gol negli ultimi due anni in C2 con l'Alto Adige, fa capire subito di che pasta è fatto, ma in questa occasione sbaglia al momento della conclusione. Poi è Molinari su punizione da buona posizione a far partire una fiondata che si perde di poco al lato. L'Avellino è in affanno a centrocampo e in attacco le punte non pungono. Qui Vianello viene anticipato dal portiere dopo un inserimento di Parisi. Ancora i Lupi e il 31esimo creano una buona opportunità in attacco. Marra cerca l'appoggio ma la difesa avversaria sventa. Poi è Morfù troppo alterno stavolta ad affondare sulla corsia di destra. Molinari e compagni fanno però buona guardia. Si scuote il Teramo sostenuto da circa 400 tifosi. La botta su punizione del solito Molinari para Cicere. Si arriva al difficile finale per l'Avellino. Motta parte da lontano e manda in bambola i difensori. La fiondata costringe Cecere a volare sotto la traversa. È ormai un Avellino alle corde e si arrende la pattuglia biancoverde sul calcio d'angolo. Su tutti svetta il granitico Molinari, palla all'incrocio. Niente da fare per Cecere. 1-1, c'è poco da recriminare. La squadra di Bullo accusa il colpo e non serve l'intervallo per riordinare le idee. Ormai il Teramo è sempre padrone del centrocampo. Dopo 8 minuti De Angelis disegna un diagonale che sorprende Cecere, ormai battuto, mira però imprecisa di un nulla. L'Avellino riesce a costruire finalmente un'azione d'attacco con Pellicori che protesta per un fallo ai suoi danni. L'arbitro lascia correre, ma il sinistro di Marra viene sventato dal portiere abruzzese. Un minuto dopo il colpo che stende i Lupi. Motta ha tutto il tempo per mirare e infilare Cecere con una precisa stoccata dal limite. 2-1 è il gol dell'insperata rimonta nel fortino del Partenio, dove finora gli avversari avevano messo a segno solo una rete, peraltro inutile. Bullo non vuole arrendersi, mette dentro Pisciotte e Abate, fuori Die e Morfù. Il doppio cambio non dà gli effetti sperati. L'Avellino non reagisce, potrebbe subire un'altra mortificazione, ma la traversa salva Cecere sulla perfetta incornata dell'incredibile Molinari. I biancoverdi producono in attacco solo una rovesciata di Pellicori che non impensierisce il portiere. Bullo si gioca alla fine anche la carta pignalosa che forse per stazza fisica avrebbe contrastato meglio i granatieri della retroguardia abruzzese. Si continua ad andare avanti con i lanci dalle retrovie. Avellino senza idee e senza gioco si arrende agli inseguitori ed ora vacilla il primato dei Lupi, solo 2 punti di vantaggio sulla coppia Teramo e Pescara. Ma torna in gioco anche il Crotone dopo l'autorevole successo di Giulianova e corre anche il Martina. Per l'Avellino è d'obbligo ricaricare le batterie e voltare pagina proprio ora che arriva il derby di Benevento.